vista la prova di Vincenzo De Stasi, lui Pirpino perché gareggia per il Molise miglior tempo fin qui, 20.456 di Desiree Berardi Nebbia, purtroppo arriva l'errore sopra il numero 3. Applauso per Vincenzo De Stasi, lui B. Avrebbe chiuso il 21.585, purtroppo. È già partita l'Italia, le fotocellule dal via la gara in binomio proveniente dal Piemonte, Deborah Pozzetti, Danilia, siamo ormai a prossimità della risalita, purtroppo arriva l'errore proprio sul paletto numero 1, facciamo un applauso, Deborah Daniva. Inizia la gara dell'Amazzone abruzzese, Amazzone, Sofia Gentile, Silver, il binomio che ha già iniziato con il flanco tra i separenti, è un fulmine nella discesa, andiamo adesso in risalita con Sofia che accelera, paletto numero 4, 5, 6, e lo giù. 20, 445, voglio un applauso più forte, Sofia Gentile. È partito nel frattempo il binomio proveniente dalla Basilicata, binomio composto da Antonio Puzio, Merman e Prince. Il binomio purtroppo commette l'errore sul primo paletto. Facciamo un bel applauso per Antonio Puzio, Merman e Prince. Avrebbe chiuso il 22.131, sarebbe stato il miglior tempo. Rapido si porta in fondo all'arena, inizia con lo slalom tra i sei paletti, il binomio, no, commetto il doppio errore. Cosa si fa in questi casi? Si fa un forte applauso per il binomio Federico Danzi, tanto snapper c'è. Il binomio già ha iniziato con lo slalom tra i sei paletti, approfitto per ricordare lo scopo del gioco, è quello di riuscire a completare il percorso senza effettuare abbattimenti, in questo caso Giulia ci riesce, lo fa nel tempo di 22.585, subito un bel applauso per il primo binomio in gara, Giulia Cipolloni in alto 22.585. È già partita l'Amazzone, Amazzone al numero 3, Amazzone piemontese, Zeo di Cavazzini, Shining Spending, il miglior tempo fin qui è unico, è quello realizzato da Giulia Cipolloni Hidalgo, binomio che ha portato a casa lo score di 22.585, torniamo immediatamente in arena perché Zeo di si appresta a chiudere il slalom, terminato con Zeo di che ferma il tempo sul 22.139, 22.139. È partito binomio calabrese, di nuovo numero 10, Giovanni Adamo, Miss Master Monster. Il binomio dovrà cercare di migliorare il tempo realizzato in precedenza dalla mansione laziale dei Seri Grandi di Diamenti, 456. Siamo al testo numero 6, che ha messo la chiusura con noi, Giovanni Cancellera, va a fermare il tempo sul 20.984. È già all'interno dell'arena del partito di Anocello e serve il binomio siciliano, il binomio che è strettissimo sul paletto numero 5, l'estate intermedia che consente al binomio di andare in risalita del miglior tempo fin qui, 22.139, Zero di Cavazzini, Shining Spend, intanto il binomio porta a casa un percorso del tempo, 20.832. Ecco qui che parte la giovane Amazzone, l'anziana Desiree Berardi, inizia la nebbia, binomio che proprio nella giornata di ieri si è laureato campione europeo 2017, andiamo in risalita con l'Amazzone qui dopo aver affrontato il paletto numero 6, porta a casa un'ottima prova, via verso la chiusura, tempo!
456 2456 va in testa mio laziale Frisco, campione europeo Desire Berardi, la nebbia. Giro per l'Amazzone che vince la top 10, ma che ritroveremo tra pochissimo, perché dopo un rapido passaggio del trattore avremo i quattro concorrenti della categoria Junior. Lasciano l'arena, passiamo adesso alla top 10. Invito tutti i concorrenti della top 10 a tenersi pronti, a partire da Vincenzo Di Stasi, Deborah Pozzetti, Sofia Gentile, Antonio Giuzio, Federico Tanzi, Giulia Cipolloni. Questi i concorrenti da decimo al quinto classificato. Ripeto, Vincenzo Di Stasi, Deborah Pozzetti, Sofia Gentile, Antonio Giuzio, Federico Tanzi, Giulia Cipolloni. Quarta posizione invece per Zeonica Mazzini, Shining Spending. Terza posizione, Giovanni Adamo, Miss Master Poster. Seconda posizione per Eliano Augello, S.F. Lenastar. Vince la top 10 il binomio